società che sono cedute, però è rimasto un punto di riferimento per gli sportivi pescaresi. E anche scusa, venerdì sera c'è stato qualcuno che ti ha telefonato in trasmissione da quel di Verona e ti ha detto che il suo cuore... Ma sì, pure quella... Magari l'abito no, però il cuore è come... No, ma sicuramente io ci avevo parlato prima del collegamento, mi ha detto, guarda, io sono tifosissimo del Pescara, ovviamente mio figlio, che sai, questo sembra a Verona, è tifoso del Verona, però... Tra l'altro non è che lo possa dire apertamente, però alla fine durante... Comunque ha promesso che i figli li porterà a Pescara. Sì, li porterà a Pescara, anche perché insomma un ricordo, ripeto, tra l'altro Rebonato, probabilmente se fosse rimasto a Pescara sarebbe stata anche più di una bandiera che ha sventolato un solo anno, perché insomma lui aveva le qualità per sfondare, probabilmente se fosse rimasto a Pescara avrebbe fatto anche una carriera diversa. Ci voleva quel sì. Clima lì. Sì. E come commentatore delle partite, lo ricordiamo, è per tutta la stagione TVSE ha trasmesso in differita le gare interne e esterne del Pescara. Sì, anche lì mi sono divertito, cioè, ho scoperto una cosa che non avevo mai fatto, così come la televisione, ho cominciato a farla con voi TVSE in 2 anni, credo. Qualcosa ho imparato, qualcosa di mio ci ho messo, alla fine siamo tutti contenti. Ci hai anche insegnato, qualcosa non essere modesto, non lo sei, quindi non farlo. No, ma ti ripeto, sono soddisfatto del lavoro che ho fatto, anche grazie al gruppo con il quale ho lavorato, da te a Andrea, a Maurizio, il regista, insomma si è lavorato bene e questo qua mi ha dato anche la forza per impegnarmi, perché poi questa è la cosa che ho fatto quasi per tutta la vita. Insomma, ho cominciato abbastanza presto, l'ho sempre fatto con passione e al di là delle difficoltà, insomma difficoltà ne ho avute tantissime anche all'inizio, ma in vari momenti della mia carriera, però l'ho sempre fatto l'ho sempre fatto al massimo delle mie possibilità, soprattutto credo rispettando gli altri, che fossero i colleghi, che fossero giovanissimi alle prime armi o veterani, per me l'importante è lavorare in un certo modo con la massima chiarezza. Allora, noi siamo qui all'ottavo piano di questo palazzo. Altissimo. E sotto si sentono ancora gli strombazzamenti, caroselli, le urla, cioè un clima straordinario. Sì, no, adesso dovrei citare un episodio, Cecco, non lo posso dire, però so che in una versione di un giornale c'era un collega che non è di Pescara, ha sentito tutto questo frastuono. E è uscito dalla stanza e ha detto, ma che sta succedendo? Qualcuno ha detto, no, è che l'Argentina ha vinto il campionato del mondo e stanno festeggiando, insomma, no, per dirti, però a Pescara credo che tutti sappiano quello che stanno vivendo, perché è una cosa loro, proprio dei pescaresi. Io veramente metterei a confronto una cosa giornalistica che farei, le facce dei tifosi del Verona a Verona, le facce dei pescaresi anche sullo 0-0 a Pescara, vedrete che la differenza è sostanziale, è notevole, vedrete pochissimo veleno da una parte e moltissimo veleno dall'altra, è una situazione quasi normale, perché è ovvio che poi l'esaltazione ci sta pure da questa parte, però veramente il clima che si respirava tra Verona e Pescara c'è un abisso, c'erano quasi due sport diversi. È tornato Andrea, ecco. Sì, sono delle immagini nuove, prepartita nell'ultima Franco Oddo, Massimo Oddo, poi in precedenza ancora il presidente della provincia Guarino Testa, il sindaco di Pescara Luigi Alboremascia, l'assessore provinciale Cozzi e abbiamo visto anche Gianluca Paparesta. Sì, c'era anche Paparesta, tra l'altro l'ho visto che veniva accompagnato in tribuna da Sebastiani, che essendo inibita non poteva andare in panchina, ma poi c'era Marinelli, c'era Gravina, insomma ecco rappresentante della federazione, Marinelli. Sì, c'era, tra l'altro ho rivisto per esempio Adriano Polenta, che fu uno dei protagonisti della promozione dell'82-83 82-83 in Serie B con Tom Rosati, Polenta e Cerone nei due centrali, l'ho rivisto in tribuna, lo lavoro per il Bologna, anche lui sempre tifoso del Pescara, c'era Bruno Giordano che è venuto allo stadio con Bankowski, che sono molto amici e quindi è venuto lui, c'era Pisced che tra i selezionatori azzurri, pure lui veniva, è arrivato assieme a Giordano, c'era il telefono di... c'era il telefonino che squilla, Danilo, questo è un classico. Danilo che saluto, tifosissimo pure lui, eravamo insieme a Verona, complimenti Danilo, abbiamo vinto. Poi so che c'era anche la signora Sensi,
che insomma credo che sia venuto proprio per Eusebio Di Francesco quella legata, non la Sensi figlia, la Sensi. Insomma c'erano diversi personaggi, del resto era la partita, c'era Bruno Nobili, sì. Insomma, un altro portafortuna. Un altro che insomma i cross anche adesso li fa come Bonanni. E bene, per dire, ma le fa molto bene anche a 50 anni. Senti, una... Che volevo dire? Che no, no, una cosa si dice che la gente... Parlare, no, vabbè, fai parlare a ruota libera, no, pensare le stronzate fare, che no, dico, va bene. Assolutamente, a quest'ora si può dire, assolutamente, è festa oggi. Nel calcio oggi si dice che la gente va molto meno allo stadio, che molti stadi sono pericolosi, eccetera. Però credo che sia l'autobus, io non so se a questo punto sia il caso di dare la linea a Luca Cilli per commentare dal vivo queste immagini. Se la regia di Silvio Marina mi conferma che si tratta proprio dell'arrivo dell'autobus, direi che di poter dare la linea subito a Luca Cilli. Mauri! Intervengo in diretta perché noi stiamo seguendo il pullman del Pescara che è arrivato, sta andando verso il centro della città, il pullman che sta portando i giocatori del Pescara che hanno scritto una pagina storica del calcio pescarese, sono riusciti a tornare in Serie B dopo i playoff, dopo la vittoria di quest'oggi contro il Verona. C'è un entusiasmo dilagante, davvero. Non tanta gente che ha aspettato diverse ore l'arrivo dei giocatori del Pescara, il pullman che in pratica è accompagnato da due ali di folla, ci sono i giocatori addirittura sul tetto, dentro non c'è rimasto nessuno, solo Eusebio Di Francesco che è seduto davanti a tutti insieme al suo secondo, poi tutti i giocatori sul tetto del pullman, abbiamo visto Petterini, Zizzari che fa le foto ai tifosi, poi Bonanni, Romito, il capitano Livi, tutti quanti sul pullman a festeggiare, Mengoni, Sansovini, tutti i giocatori hanno voluto vedere da vicino lo spettacolo del pubblico pescarese, davvero tra i più scatenati anche Zappacosta, ma un po' tutti i giocatori del Pescara che sono rimasti sorpresi quasi dell'accoglienza così calorosa dei tifosi del Pescara, davvero una emozione vedere il pullman del Pescara accompagnato davvero da due ali di folla festanti. I giocatori stanno arrivando in centro, stanno avvicinandosi alla nave di Cascella accompagnati passo passo dai tifosi, ripetiamo, tutti i giocatori sul tetto del pullman per essere il più vicino possibile con i tifosi. C'è anche il giovane Sembroni tra i più scatenati, ma anche Dettori, Pinna, insomma tutti i protagonisti di questa cavalcata difficile ma che alla fine ha portato il Pescara in Serie B. I giocatori che adesso cantano con i tifosi che sventolano le bandiere, davvero una bella scena. Eusebio Di Francesco lo abbiamo visto particolarmente commosso dentro l'autobus e per lui è una soddisfazione doppia perché ha vinto a Pescara
con la maglia sulla panchina della sua città. Dunque una soddisfazione doppia per l'ex tecnico del Lanciano, che vince il suo primo campionato in carriera dopo essere subentrato a Cucureddu dopo la disfatta contro la Cavese in casa. Da lì in poi sono cambiate le cose. Il Pescara non è riuscito a vincere direttamente il campionato, ma ci è riuscito tramite l'appendice dei playoff, e adesso giustamente si gode la festa. Se la gode anche la città, perché attendeva questo risultato dopo 7 anni passati più a parlare di questioni extracalcistiche che non di calcio giocato. Quest'anno si è pensato a vincere il campionato già. Restituiamo subito, tra qualche istante, la linea a Luca Cilli, perché io direi di chiudere questa lunghissima diretta proprio con queste immagini di festa che ci arrivano dal lungomare di Pescara. Grazie a Toto De Leonardis. Grazie a voi per la disponibilità, per avermi fatto sudare in più qui e dentro. Non è finita, ti aspettiamo venerdì però agli studi di Silvi con i tuoi importanti ospiti. No, grazie a Costantino. Voglio aria, voglio andare sulla riviera. Ciao. Il lavoro di tutti quanti, li abbiamo ricordati prima, i nomi dello staff tecnico, dei giornalisti e colleghi che hanno collaborato a questa lunga diretta, la stretta di mano di Asterix. Ciao ciao, ci vediamo venerdì. La linea che torna subito a Luca Cilli sul lungo maglietta, sì, eccola qua. Ecco. La grande festa, la grande. Più basso, Totò, Totò, più basso, più basso. Ok. Festa doppia, allora grazie a tutti quanti, grazie allo straordinario pubblico, ai tifosi biancazzurri, ai quali riserviamo tutta la parte conclusiva di questa lunga diretta. Linea che torna a Luca Cilli, live. E ci stanno riuscendo, qualcuno è riuscito a raggiungere il tetto dell'autobus a contatto proprio con i calciatori del Pescara. Davvero una grande atmosfera qui. Ferruccio, grazie della linea, qui è, continua la festa, il pullman del Pescara lentamente guadagna il centro città, accompagnato macchine anche vestite a festa, non solo il pullman del Pescara, come potete vedere macchine colorate di bianco azzurro per l'occasione. Davvero non ci si fa mancare niente quest'oggi, questa serata pescarese, che sta partendo la grande festa. Di la verità, già dopo il fischio dell'arbitro si è scatenata la festa in città, ma adesso parte veramente la festa ufficiale. Anche i tifosi giustamente chiedono di essere inquadrato, di essere inquadrati, di essere ripresi, e la vittoria. E anche loro, perché davvero quest'anno come non mai si sono stretti intorno alla squadra, l'anno scorso anche per centrare una salvezza sofferta, quest'anno si è cambiato registro, si è ripartiti da zero con una società seria, una squadra importante, sono arrivati i risultati, ma bisogna anche ringraziare davvero il pubblico di Pescara che ha sempre accompagnato il Pescara sia in casa che fuori. Oggi è la festa anche di una città che dopo 7 anni di sofferenze ritrova la Serie B, ritrova un campionato che più si addice alla tradizione, alla storia di una città che ha fame di calcio, e lo sta dimostrando questa sera. Una festa, come detto, iniziata, che noi abbiamo documentato, iniziata già dopo il fischio finale, poi dallo stadio Adriatico il pubblico si è riversato lungo le strade del centro città, e adesso parte la festa della città di Pescara che ritrova la Serie B a distanza di diversi anni, un campionato che si addice di più ad una città calcisticamente importante come quella pescarese. Eccolo il pullman, vediamo tutti i protagonisti di questo successo. Vicino a Petterini vediamo Tognozzi, c'è anche lo staff tecnico che è accompagnato di Francesco in questa avventura.
dentro il pullman anche alcuni familiari dei calciatori. Un gruppo splendido davvero, un gruppo di amici prima che un gruppo di calciatori. Giovedì, per dire un esempio, la squadra si è ritrovata tutta insieme per festeggiare il compleanno di Bonanni, la squadra che è sempre stata unita anche nei momenti più difficili. Tra i più scatenati anche Coletti, per lui una gioia immensa, lui che ha dichiarato di sentire la maglia biancazzurra come una seconda pelle, quindi potete immaginare la soddisfazione del centrocampista che tanto bene ha fatto quest'anno. Ma ci sono tanti giocatori che hanno dato un contributo prezioso a questo successo. E adesso c'è l'assalto al pullman del Pescara, con i tifosi che vengono aiutati dagli stessi giocatori a salire sul pullman, e sentite il coro.